padrona di casa, perché voglio dire, forse questo festival, anzi neanche forse sicuro, questo festival non si faceva se il consolato, se l'istituto francese non ci ospitava nel modo con il quale ci hanno ospitato, cioè veramente amici, ma soprattutto persone con la voglia di parlare di libri, di cultura a Napoli, questo è stato decisivo. Prego. Grazie mille e benvenuti a tutti. È un grande piacere essere qui oggi con voi. È un grande piacere accogliere oggi la conferenza stampa per presentare la seconda edizione del Festival Giallo. E ringrazio molto Ciro Sabatino e anche tutti i coloro che partecipano all'organizzazione di questo bellissimo evento che abbiamo voluto ancora accogliere quest'anno all'Istituto. Ringrazio ovviamente il presidente d'onore del festival, Maurizio Di Giovanni, e veramente per noi un onore averla per questo evento all'Istituto. E è un evento che organizziamo insieme con partneri molto, molto importanti per l'Istituto. Abbiamo l'Istituto Fresco-Montes con noi oggi, ma soprattutto l'assessore Teresa Armato per il turismo della municipalità di Napoli, perché abbiamo scelto quest'anno di iscrivere il Festival Giallo durante la Settimana Franco-Napoletana. La Settimana Franco-Napoletana è un evento che il nostro ambasciatore ha voluto organizzare dall'anno scorso e ogni anno per ricordare i numerosi legami tra la Francia e Napoli. E ovviamente il Giallo fa parte di numerosi punti comuni tra la Francia e Napoli. E mentre questi legami, voglio sottolineare tre più particolarmente. Primo, il Giallo racconta la realtà sociale. E non è una sorpresa che il giallo, le noir, si sviluppa in città come Napoli, come Parigi, e all'origine abbiamo avuto il libro d'Edgar Allan Poe che si svolge a Parigi double assassinat dans la rue Morgue, qui est à l'inizio de questa littérature di genere. E con il giallo vediamo come le città si sviluppano anche con i loro aspetti negativi. E adesso penso che in Francia non si chiama il giallo, che è una colore bellissima, ma le noir è il vero. la seconda cosa è che parliamo del spirito cartesiano, perché i protagonisti del giallo cercano a risolvere affari, e avremo, penso, un bellissimo evento per la pittura con il processo di Arsène Lupin. E questo collegamento con la società e anche la storia di Arsène Lupin, perché Arsène Lupin cerca ad aiutare i più poveri e dare soldi ai più poveri. Ovviamente il spirito cartesiano è qualcosa molto importante
nella Francia con i nostri grandi filosofi, ma anche quando abbiamo avuto regni francesi qui a Napoli, erano anche epoche quando la città si è trasformata e ha e per esempio con il regno di Mora abbiamo anche veduto il sviluppo del ordine dell'ingegneria e come la città e l'architettura erano diverse. E la terza cosa, perché è molto importante per noi ospitare quest'anno il festival, è che mi sembra che il giallo è veramente un genere che si ispira, ma anche ispira altre arti, come ovviamente il cinema, ma non solo, il fumetti, e avremo una bellissima mostra qui all'istituto dedicata a una donna, e sono molto molto lieta che sarà il caso. Vorrei ancora ringraziare tutti per l'organizzazione del festival e ovviamente anche Claudia Migliore che è con noi e tutti che fanno parte dell'associazione che l'anno scorso il giallo era un grande successo e sono sicura che sarà ancora il caso quest'anno perché abbiamo un programma di un'ottima qualità. Grazie mille a tutti. Siamo tra l'altro il festival ha in copertina Julia Kendall, la protagonista della Bonelli, una specie di alter ego di Dylan Dog. E così tra le righe dovremmo ringraziare per il manifesto bellissimo disegnato da Antonio Marinetti con l'autorizzazione del papà che è Giancarlo Berardi. Dovremmo ringraziare una delle persone, ce ne vorrebbero 10 a Napoli e risolviamo tutti i problemi. Si chiama Mario Cunzo, la storica della Michele. Allora, c'è un altro partner del festival che ci ha accompagnato nel migliore dei modi, in maniera discreta, bella, sostenendoci ma affiancandoci anche in tutto quello che abbiamo fatto, cioè proponendo scrittori eccetera, ed è l'Istituto Cervantes, la dottoressa Ortega. Vi lascio la parola. Grazie mille. Sì, è stato molto facile, Ciro, perché voi avete un programma solido, avete i migliori partner in città come l'Istituto Grenoble, Regione, scrittori e soprattutto il partner più importante che il pubblico. Già l'anno scorso è stato un esito, perché non si dice un successo, scusatemi, un successo perché noi siamo riusciti a incorporare al programma Alicia Jiménez Barler e Marta Sanz. Questo anno abbiamo scelto Maria Orugna, forse perché vogliamo fare vedere la fortezza delle donne spagnole in questo genere letterario, e niente, dire che per noi è parte della nostra missione collaborare con la città di Napoli, con la regione, con il sud della Italia, tranne la Sicilia, che non è il nostro compito, perché c'è lì un istituto Cervantes a Palermo. E il lavoro in questo caso, grazie al tuo team, al mio team, perché ci sono anche brave donne che a Cervantes collaborano con questa iniziativa, è molto facile, così ci siamo e ci saremo l'anno prossimo. Grazie. Vabbè, insomma, festival rigorosamente al femminile, questa era una cosa che avevamo deciso già l'anno scorso, tante donne, tante scrittrici, tante protagoniste. Però a questo punto rompiamolo un attimo questa cosa, vi voglio presentare. Non so, io dico, cioè,
se uno non tenesse Maurizio De Giovanni a Napoli, ma noi che cacchio facciamo? Eccolo qua, Maurizio De Giovanni. Mente in piena coscienza di mentire, come si dice. Ovviamente io non posso che ringraziare Ciro, perché è stato ed è l'anima di questa iniziativa straordinaria, ma più ancora che ringraziare Ciro, noi siamo in sintonia perfetta come sempre, e che io cerco di supportare con quello che posso, ma è lui lo stratega e quindi è lui che comanda, lui che indica le cose che dobbiamo fare. Sono contento innanzitutto di tanti amici che hanno risposto al nostro invito in maniera entusiastica, cioè gli scrittori che saranno presenti hanno voluto fortemente esserci. Alcuni non li abbiamo manco dovuti chiamare, alcuni hanno chiamato per dire: ma che è, non mi invitate quest'anno? Che è una cosa secondo me notevolissima, credetemi, io giro per festival tanto e vi posso garantire che avere una presenza così spontanea e così diretta è fondamentale. La realtà è un'altra, di cui dobbiamo prendere atto e di cui voi dovete scrivere necessariamente. Questa città è in emergenza. Noi siamo vittime di una grave, gravissima emergenza culturale. La parola scritta, cioè la lettura, non è mai stata così distante dalle nuove generazioni come adesso. Leggono i ragazzi, ma leggono un numero limitatissimo di cose e soltanto in maniera superficiale. La letteratura deve essere popolare, perché se non è popolare non è letteratura. È un ottuso imbecille quello che ritiene che la letteratura e la scrittura debbano essere di nicchia, cioè debbano essere distanti dal popolo. La letteratura è per natura popolare. Se non è popolare non ha senso, non esiste. La nostra letteratura, il genere che noi frequentiamo, perché siamo qui, è assolutamente necessario, perché è un tramite irrinunciabile verso grandi fasce di lettori che altrimenti non sarebbero raggiunti. Questa è una delle città più raccontate del mondo, ma è raccontata in tante maniere. Il fatto di essere raccontata attraverso le fiction, attraverso i film, attraverso le immagini, attraverso i fumetti, non deve far dimenticare la parola scritta. La parola scritta induce all'immaginazione. È leggendo che noi immaginiamo, perché non vediamo. Quindi dobbiamo costruirci l'immagine nella testa. Se non immaginiamo, non inventiamo niente che non esista. Se non inventiamo niente che non esiste, questo mondo non ha futuro. Quindi far leggere ai ragazzi non è un'istanza di buon animo, è una necessità per la prosecuzione della civiltà. Ergo, manifestazioni come queste sono sostanziali. Io devo ringraziare enormemente l'Istituto Grenoble, il console di Francia, così come la direttrice del Cervantes, per essersi fatte carico di darci una mano e di sostenerci in una cosa che è di importanza fondamentale. Io mi auguro, la mia amica Teresa è perfettamente consapevole di tutto questo, mi ha sentito e mi ha detto lei le stesse cose molte volte. Farlo capire alle istituzioni italiane è più difficile, è molto più complicato. Noi dobbiamo farlo. Il quartiere in cui siamo in questo momento è il quartiere più ricco della città. Quante librerie ha questo quartiere? Non sento le citazioni. Sì. È il quartiere più ricco della città e non ha una libreria aperta in questo momento. La classe dirigente di questa città risiede per la massima parte in un quartiere che non ha una libreria. Se questa non è una metafora chiara e limpida della situazione culturale di questa città, francamente non me ne vengo da altre. Quindi io approfitto volentieri del possesso transitorio del microfono per dire a voi, per ringraziare l'opera enorme che fa Io ci sto nella diffusione della cultura e ci affianco anche in questa circostanza, ma per ringraziare soprattutto i presenti, perché come al solito i presenti sono sempre d'accordo. Il problema è che i presenti sono sempre gli stessi.
letteratura popolare, no? Noi in fondo ci portiamo dietro questa forza, ma anche qui in Italia, perché tu parlavi prima del viaggio che ha fatto il giallo in Italia da Mastriani a Serao, finendo al nostro Attilio Veraldi. Però c'è, per esempio, una delle cose che lascia senza fiato il lavoro di Matilde Serao, no? Siamo all'inizio del Novecento, lei scrive due, diciamo, gialli o proto-gialli, come direbbe Luca Crovi. Però la cosa particolare è che infila all'interno di uno di questi due romanzi un investigatore. E nel 1907 e 12 con La mano tagliata, lei non fa il verso a Sherlock Holmes, lei fa il verso a Nick Carter. Quindi significa che Matilde Serao, da Napoli, senza internet, guardava alla letteratura americana, cioè guardava quello che succedeva nelle dime novel, nei temi di Redfull che arrivavano tutte le materie, cioè erano una serie di cose che arrivavano con una violenza incredibile che venivano restituite nell'ottica della letteratura popolare. La visita di Dumas padre a Napoli, la permanenza a Napoli dell'autore del Conte di Montecristo, che è un romanzo vero, semmai ne ho visto uno, perché è un vendicatore assassino che è l'eroe, quindi un romanzo vero in senso moderno. La visita di Dumas, la permanenza di Dumas, la sintonia di Dumas con la città ne è anche un altro simbolo. Questa è una città che naturalmente si propone alla narrativa mia. Benissimo, allora se c'è una persona che può parlarci di questa città è l'assessore. Benissimo, allora. Grazie. Anche io iniziare a darti ringraziamenti. Il primo lo faccio a Maurizio De Giovanni, se mi permettete, se mi permettono gli organizzatori e i padroni di casa, perché con le sue parole, che io condivido e sottoscrivo, mi ha in qualche modo liberata, non dico da un senso di colpa, perché stiamo esagerando, ma un senso di imbarazzo personale, perché essendo io una ragazza dell'altro secolo, insomma, anzi della metà dell'altro secolo, diciamo così, nel corso degli anni ho letto molto, studiato, perché così si usava allora, leggere molto e studiare molto. Però purtroppo nel corso dei decenni poi sono passata dalla saggistica, dalla grande letteratura, cioè sempre di più alla letteratura popolare e in particolare ai gialli. Allora, aver sentito le parole, in particolare ai gialli e in particolare quelle di Maurizio, aver sentito oggi le parole di Maurizio in qualche modo mi fa sentire, come dire, che forse da un piccolo contributo anche io, visto che viaggio sempre col mio giallo nella borsa e dovunque vado, perché effettivamente non è una letteratura minore, l'abbiamo chiamata letteratura popolare, ma non è una letteratura minore. Se pensiamo al protagonista che abbiamo qua, se pensiamo a tutti gli autori che arriveranno in questa città grazie al Festival del Giallo, se pensiamo al genere giallo nel mondo, prima parlavamo degli scandinavi, parlavamo dei francesi, degli inglesi, gli spagnoli, certo, è veramente, si tratta di un genere che davvero ha già una sua diffusione, ma dovrebbe essere considerato un genere di letteratura di serie A. Io voglio ringraziare, ho detto farò i ringraziamenti, voglio ringraziare la padrona di casa per averci accolto, per aver accolto il Festival del Giallo, grazie Console, perché questo istituto è un istituto che fa cultura, è un riferimento della nostra città. Tu mi hai detto, Ciro, parla della città. Ci sono dei riferimenti per la cultura in questa città e l'Istituto Grenoble lo è da tantissimo tempo, quindi grazie anche per questo, grazie all'Istituto Cervantes, che è un altro, diciamo, faro di civiltà nella nostra città, e grazie a Ciro e agli organizzatori, grazie a Francesco Tedesco, dove sta, che mi ha coinvolto dal primo momento in questa avventura, per questo festival, perché c'è una sua, diciamo, continuità, perché poi è già il secondo anno che si fa, e noi quest'anno ci siamo interessati del festival, nel senso che abbiamo voluto che ci fosse una collaborazione tra il festival e il Comune di Napoli. Da qui a un minuto vi dirò in che maniera. Questa è una città molto narrata in questo momento, ha ragione
Maurizio, è una città sotto la luce e sotto i riflettori in questo momento, una città capitale del calcio, una città che attira anche grandi eventi sportivi, è una città che attira tantissimi turisti, e di questo noi siamo molto contenti. Sappiamo però che la città deve essere adeguata ad offrire ai turisti proposte sempre più a livello, sempre più adeguate a una grande capitale del turismo, appunto, dal punto di vista dei servizi e dal punto di vista anche della vera e propria offerta turistica. Allora, che ci è venuto in mente? Che possiamo, insieme con gli organizzatori del festival, già dalla prossima estate, proporre ai nostri turisti dei percorsi del giallo nella nostra città, perché nella nostra città c'è tanto mistero anche, no, da raccontare, tanto noir anche da raccontare. D'altra parte, come diceva prima Maurizio, le sue opere ed altre hanno ispirato le fiction, no? Hanno ispirato una filmografia anche di livello che contemporanea, e hanno ispirato e hanno determinato anche dei percorsi. Ci sono dei percorsi turistici organizzati dai privati e qualcuno anche dalle istituzioni, che portano i turisti nei luoghi dove sono stati girati, per esempio il commissario Ricciardi e tante altre fiction che si sono organizzate nella nostra città. Allora, noi vogliamo fare qualcosa del genere, anche più napoletano, nel senso di andare a trovare luoghi delle leggende, delle storie, delle cose che narrano Napoli nello stesso modo in cui la narrano la sua solarità, la sua napoletanità, la sua chiassosità e la sua personalità. Ecco, perciò abbiamo chiesto agli organizzatori del Festival del Giallo di darci una mano. Facciamo questo tentativo quest'anno, vediamo come va a finire, io sono sicura che andrà a finire bene, e poi la nostra collaborazione sicuramente continuerà. C'è un'emergenza lettura, ha ragione Maurizio, il Comune di Napoli in qualche modo già da un po' di tempo sta cercando di dare qualche risposta a questa emergenza. C'è una necessità di raccogliere anche le tante espressioni culturali che ci sono in questa nostra meravigliosa città, di mettere insieme le strutture che fanno cultura. È stato perciò, lo voglio sottolineare con orgoglio, che il sindaco di Napoli ha chiesto a Maurizio di darci una mano in questo senso, di presiedere il premio Napoli, che deve essere assolutamente rilanciato, di mettere insieme appunto tutto quanto fa cultura nella nostra città, che è tanto e che ha il diritto di essere considerata una grande capitale del calcio, una grande capitale del turismo, ma anche una grande capitale culturale. Grazie. Sì, la diciamo però velocissimamente, perché questa era una cosa che non dovevamo svelare, era tour del giallo dei luoghi del giallo, dei luoghi che sono degli scrittori che sono qui a Napoli, ma anche quelli in qualche modo che hanno a che fare con le leggende, con le maledizioni. Per esempio, pensavamo la Gaiola, no? È stato uno dei luoghi che ha ospitato Arthur Conan Doyle, quindi da quelle parti si è aggirato il fantasma di Sherlock Holmes. Ma anche qui, no, a Via Crispi, per esempio, a volerla dire tutta, si è girato il Maigret di Simenon. Quindi Napoli è piena zeppa di luoghi del giallo, e noi ce li cercheremo e porteremo tutte le persone in giro a conoscere questi luoghi. Io devo andare veloce, c'è un altro elemento di questa catena meravigliosa che si è creata, che è decisivo, anzi forse più di tutto decisivo. Questo elemento è, costituito in maniera forte da due miei amici, anzi un amico che è Alberto della Sala, un altro che è quasi amica, che è Claudia Migliore. Loro, io ci sto, quelli che combattono da 8 anni e quasi vincono pure, perché chiaramente il festival l'hanno fatto loro, io poi solo di striscio, dice due cose giuste. Okay. Claudia Migliore, presidente del... Io sono soltanto, diciamo, la punta più alta in senso fisico di una banda di persone folli, ma
enormemente appassionate, perché ecco, poi che cos'è che fa la differenza nel fare bene le cose? È la passione, l'amore per quello che si fa. Noi ce ne abbiamo tantissimo, per i libri, ma anche per questa sorta di missione di portare i libri un po' in giro, e che poi lo dobbiamo dire, no? Questa follia è nata con Ciro Sabatino. Noi ci siamo ritrovati per il Festival del Giallo dopo quasi 7 anni, e come potevamo non esserci? Ci occupiamo della libreria, come facciamo sempre con il nostro Alberto, l'abbiamo fatto di recente anche con Napoli Città Libro, ma ci occupiamo anche dell'organizzazione, che è una cosa enorme, faticosissima, e ringrazio la console e l'istituto per la mano che ci daranno. Noi invaderemo questi spazi senza ritegno. L'anno scorso quello che ci abbiamo messo di più è stato veramente le coccole che abbiamo dato ai nostri, agli scrittori. Forse qualcuno perciò avrà detto che voleva, che era felice di ritornare, perché ce l'abbiamo messa veramente tutta, ce la rimetteremo di nuovo, forse anche di più. E niente, ci siamo, ce lo dice nel nome, io ci sto, io e tutti quanti noi. Grazie. Alberto, lui dice una cosa. Alberto è il direttore, io ci so, sta lì, ogni tanto se ne vuole andare, io penso, dico io come faccio a rubarmi i libri? Lui è l'unica persona che fa finta di non vedere che mi rubo i libri, dovresti dire due parole. Non è che non me ne accorgo, che nemmeno vicino a Io ci sto c'è un solo sistema, cioè farlo leggere, fai chiamare il libro come facciamo con tutta la città da 9 anni. Io ci sto, si interessa particolarmente dello stand della libreria, seguiremo 60 autori, significa avere i libri di 60 autori, sarà uno sforzo logistico enorme che è già in corso da più di un mese, e seguiremo quest'anno nei singoli luoghi con il nostro banco, con il nostro banchetto, gli autori, in modo che immediatamente il pubblico, io sono libraio, quindi io vendo libri, il pubblico appena finito di ascoltare il dibattito tra gli autori e così via, possa anche trovare immediatamente i libri di questi autori particolari, farsi firmare, discuterne con loro soprattutto. L'altra cosa importante è il Mystery, è la seconda edizione, e da questo lega moltissimo la libreria alla città, agli autori, agli editori e così via, perché tra i titoli che sono stati presentati da Io ci sto, in 9 anni figuratevi, abbiamo fatto più di 2000 presentazioni, tra i titoli che sono stati presentati in quest'ultimo anno di genere, giallo, noir, thriller, che sono stati presentati da Io ci sto, i lettori di Io ci sto, i soci, i clienti e così via, hanno segnalato con oltre 2000 segnalazioni una cinquina. Adesso c'è una giuria che la sta valutando e votando, e la sera di domenica 28 ci sarà la proclamazione del secondo vincitore. Ma per quanto ci riguarda è la cinquina che ha già vinto, e ha vinto la scommessa di un amore e di una passione della che io ci sto a questa città. Grazie. Io la chiudo velocissimo, perché mi prendo 3 o 4 minuti per illustrare il programma, però c'è una cosa che mi interessa dire, cioè fare un programma di un festival è una cazzata, cioè, nel senso che molte volte c'è gente che va in giro a dire ok, io ho fatto il programma del festival, cioè noi abbiamo fatto questo programma perché abbiamo degli amici incredibili, perché abbiamo dovuto chiamare Maurizio e Giovanni e dire certe cose, chiama, abbiamo Io ci sto, abbiamo avuto il consolato, cioè è tutto facile, no? Quindi non c'è da prendersi nessun tipo di paternità, non bisogna rivendicare niente, però c'è una cosa che noi invece possiamo rivendicare qui oggi, che il festival non è una vetrina, non lo sarà mai, cioè a differenza di tutti gli altri festival, non napoletano, dico in generale, noi non giochiamo sul discorso della vetrina, noi proviamo a trasformare questo festival in un'opportunità, perché tenga presente che in questi 2 anni sono accadute delle cose meravigliose che non avevano niente a che fare con il presenzialismo, cioè le faccio un esempio, tanto per raccontare, io faccio una telefonata, chiamo Marco Bernardi,
Marco Bernardi è il figlio di Luigi Bernardi, cioè il grande monumento del giallo, del noir, dell'Italia scout, no? Italiano, quello che si è inventato Ferrandino, quello che praticamente ha costruito, no? Anche la definizione del noir in Italia, ci ha lavorato tantissimo. Cioè. Allora Marco dice, sì, lo sto andando a fare le fotocopie perché ho trovato tutto il materiale di mio padre sul noir e lo voglio discutere a Napoli. Cioè lui viene a Napoli con il materiale di Luigi Bernardi a discutere di noir con una serie di scrittori napoletani. Si incontrano qui, si sono dati appuntamento, vogliono creare una collana. Cioè questa è quello che sta accadendo. Accade per esempio che Francoforte, direttore del Gialli Mondadori, dice ok, il racconto inedito migliore lo premiamo e lo pubblichiamo all'interno del Gialli Mondadori. È una cosa che è accaduta, cioè una cosa reale che continua. Ci sono, abbiamo ricevuto di racconti inediti 100, 110 racconti inediti che abbiamo praticamente valutato con una serie di scrittori, di giornalisti, e ora arriviamo a premiarne uno che finirà in una leggendaria collana. Il festival è anche collaborazioni importanti, pensate per esempio che viene qui Simonetta Salvetti, cioè parliamo della direttrice del Miss Festival Torino, 50 anni di storia del giallo, vengono qui a discutere, a raccontare quello che fanno. Cioè quello che il rapporto con la scuola italiana dei comics è un rapporto che porterà lontano, stiamo discutendo di collane, di libri, cioè noi passiamo la vita non a dirci per 4 giorni all'anno ci facciamo belli. No, noi passiamo la vita a tentare di costruire qualcosa di importante. È nato un giornale, con la direttrice Anita Curci, un mensile, l'unico mensile italiano del Palla di Giallo. Abbiamo fatto noi, abbiamo fatto con una serie di giornalisti, abbiamo fatto da imprenditori, cioè nel senso che noi stiamo facendo gli imprenditori senza chiedere niente a nessuno. Poi che arrivano i soldi, che arriva l'attenzione delle istituzioni, va bene, ma noi non facciamo le cose con i soldi in cassa, noi investiamo perché facciamo gli imprenditori, poi se qualcuno si accorge di quello che facciamo va bene così. Questa è la vittoria del festival, sono le collaborazioni, sono le persone che si incontrano, che si incontreranno in quei giorni e che parleranno di una serie di cose, che intrecceranno rapporti e che parleranno di progetti futuri. Perciò ci credo, perciò credo nel rapporto con Michele Del Vecchio, credo nel rapporto con il gruppo, con una casa editrice, praticamente Jack Edizioni, che nasce e si gioca una carta importante con una storia bellissima, cioè Ian Fleming che incontra Lucky Luciano a Napoli. Cioè questa è tutta la roba che ci andiamo cercando, le storie piccole, le cose importanti, raccontiamo Napoli e lo facciamo per tutto l'anno. Questo è quello che veramente vogliamo mettere in campo. E le scuole, giusto, le scuole. L'anno scorso portavamo Scampia qui a Napoli, c'è un rapporto bellissimo. Quest'anno abbiamo la Scodellaro, abbiamo la Elena Diaz di Savoia Diaz che ci dà una mano. Insomma, abbiamo una serie di persone che hanno capito che il festival è un grande gruppo che può andare dovunque. Speriamo che i ragazzi, tra l'altro, capiscano che stiamo provando ad offrire delle opportunità. Io non lo so se devo dire delle cose, mi dicevano che c'è il... Perché mi fate fare il Renna, che praticamente Gustavo Renna che si regalerà una collana all'Istituto Francese. Perché mi fate fare? Io non lo so fare. Ringraziamo il discorso. 8 anni fa io vendevo un prosciutto e io ci sono, me lo ricordo, e mo me lo fai fare uguale, va bene così. Va bene, il programma non ve lo racconto, lo tenete, cioè abbiamo una cartella stampa ricchissima, troverete tutto quello che c'è da trovare, spulciatevelo, è una serie di curiosità, di cose che escono così all'improvviso. È la nostra scommessa e da questo momento poi non ci fermeremo più. Grazie mille. Guardiamo un video, posso farvi vedere? Perché sì, me lo fai vedere un attimo, perché tra l'altro, poiché volevamo averla stamattina qui, ma alla Spagna è impossibile. Guardatevi questo video, questa signora, questa scrittrice ci saluta dalla Spagna. Por el Instituto Cervantes en Nápoles, estaré en el Festival del Diario de esta ciudad
y podré compartir con vosotros un ratito curiosidades y muchas historias y aventuras. Así que si os apetece, allí nos vemos. Un abrazo y arrivederci. Questo dimostra quanto è più bello il giallo spagnolo del mondo. Lo volevo dire, ok. No, però lei è, in Spagna è considerata veramente la madre della regina del thriller. Avete delle domande da fare? Se avete bisogno possiamo rispondere, se vi va, tanto ce le avete tutti qua, insomma siamo a disposizione, altrimenti ci salutiamo senza nessun problema. Tutto tranquillo? Dal 25 poi diventa il questione. Da 25 al 28. Va bene, allora se non ci sono domande ci vediamo il 25 con il processo. Ah, eccola. Volevo solo ricordare, io sono Michele Bellini di Spazio Tangram, nell'ambito di uno degli eventi che organizziamo, che è l'aperitivo fotografico, dove il tema del contest sarà proprio il nord, ci sarà Sergio Siano, grande amico di Maurizio, come presidente in giuria, uno degli altri scrittori, quindi è una bellissima cosa. Volevo ringraziare anche Sergio che ci dà anche quest'anno la disponibilità di essere presidente in giuria del fotocontest. Tra l'altro questa cosa del fotocontest è una cosa bellissima, perché in pratica ci sono una serie di ragazzi che fotografano la Napoli nera, no? Con questo tema, cioè provare a trovare un mood. E l'anno scorso fu bello perché tutti gli scrittori di Noir che c'erano al festival fecero da giuria. Grazie Michele, e grazie a tutti. C'è qualche cosa che volete chiedere? Sì, prego, dottoressa. Sì, perché tra l'altro il gioco è uno degli aspetti del festival. Noi forse siamo all'inizio, ma negli anni prossimi penso che l'aspetto ludico del festival deve diventare. Quindi cominciamo questa notte. Grazie. Va bene signori, grazie di essere stati con noi, a prestissimo, ci vediamo il 25.